dal 2013 abbiamo questo rapporto importante e consolidato con l'associazione Volbright, con cui ogni anno portiamo avanti un progetto di visite, di video e soprattutto di sensibilizzazione e di monitoraggio dei percorsi in Borgo Campidoglio per portatori di disabilità motoria permanente e temporanea. Quindi oggi è un momento di incontro e di verifica su questi temi. Va dato un grande applauso alla nostra responsabile archivio e coordinatrice attività promozionali e didattiche, Barbara Bordon, che ha molto lavorato per questo evento, a cui questi temi stanno molto a cuore. Oggi ne discuteremo, così come ne abbiamo già discusso negli anni scorsi, e ringraziamo gli amici, ringraziamo voi che siete intervenuti, ringraziamo le associazioni che hanno partecipato all'incontro di oggi e alla visita, e ringraziamo tutta una serie di amici oggi presenti. Abbiamo Maria Grazia Mitilo, che è la responsabile della consulta per la disabilità del Comune di Torino. Abbiamo il presidente dell'associazione Voltò, consigliere comunale, nonché amico Silvio Magliano. Silvio Magliano è un politico sempre presente quando lo si chiama, è un politico attivo sui problemi della gente e attivo nei territori, e lo ringraziamo di questa presenza costante e attenta. Abbiamo poi naturalmente l'associazione Volbright, purtroppo vi saluta, non è potuto intervenire fisicamente per un impegno che gli hanno piazzato all'ultimo momento l'assessore Marco Giusta, che comunque è un amico e una persona anche molto attenta a queste tematiche. Ecco, non so se dimentico qualcuno, sì, dimenticavo qualcuno, abbiamo per la circoscrizione, anche se non in veste ufficiale ma ufficiosa, Cristina Batte, che è consigliera di circoscrizione ed è una persona molto attenta alle tematiche sociali anche lei, in quanto ogni giorno è presente sulla scena del mercato di Corso Svizzera con un progetto di autentica solidarietà che è il progetto Fa Bene. Quindi sulla base di questi spunti io vi ringrazio della vostra presenza e direi che si può iniziare il dibattito. Non dimentichiamoci Don Chiavusta, scusa Davide, che magari è giusto che tu faccia un saluto anche come parroco di Sant'Alfonso. Noi collaboriamo molto attivamente con la parrocchia di Sant'Alfonso su varie tematiche, è una parrocchia che aggrega, come le vecchie parrocchie di un tempo che erano un punto di riferimento. Abbiamo anche realizzato tutta una serie di operazioni artistiche, il grande ciclo dei murali qua in esterno, un'opera a sfondo religioso ma dedicata alla violenza contro le donne, che è qua dietro, la Madonna che combatte appunto, la violenza delle donne, quindi abbinare la dimensione spirituale alla dimensione sociale. E quindi Don Davide, direi che è giusto, prima di dare la parola a Maria Grazia, un tuo saluto. Sì, ho detto che non avrei parlato, ma giustamente un saluto lo do chiaramente a tutti voi, perché ci fa piacere continuare la tradizione di questi appuntamenti iniziati lo scorso anno. Iniziato l'anno scorso eravamo un po' di meno, quest'anno siamo esplosi, segno che si vede che questa cosa piace e fa piacere. E anche il tempo ci ha aiutato un po' nella visita, ad anche apprezzare oltre le opere anche questo quartiere, il Campidoglio, che è un piccolo paesino dentro la città. Tutte le parrocchie sono sempre molto impegnate nel sociale, con l'attività che la parrocchia fa con i poveri, con la messa dei poveri, che in questo momento ha raddoppiato i servizi, perché sapete la mensa del sottolengua è chiusa, quindi abbiamo un lavoro doppio da fare, per cui a proposito del genere noi ci includiamo abbastanza con convinzione. Ecco, vi ringrazio di essere qui e vi do un saluto di tutta la comunità, del presidente di questo circolo che raccoglie gli anziani del borgo per dei momenti di ricreazione e di vita insieme. E noi andiamo come servizio in giro per la città con le associazioni di volontariato a controllare un po' quali sono i locali accessibili o meno, anche per poter fare bene e dare delle buone indicazioni alle persone con disabilità fisico e motorie. Questa iniziativa del caffè sospeso non è, come dicevamo prima, il caffè sospeso alla napoletana, ma il caffè è sospeso perché le persone disabili non ci possono andare, non possono andare a spendere soldi lì dentro, e quindi si sta facendo di tutto per creare sempre di più questo posto già bellissimo, perché questa zona, questo quartiere è carinissimo, molto bello con tutte le sue opere, renderlo sempre più bello e più accessibile. Si lavora molto con le associazioni di volontariato, quindi per questo io do la parola un attimo, anche più di un attimo, perché è sicuramente Silvio Magliano,
che è il presidente di Voltò, che è il centro di servizi per il volontariato della città e provincia di Torino. Quindi è una cosa importante, anche il Silvio. Sì, buon pomeriggio a tutti, io ringrazio per questo invito che mi permette brevemente, anche perché mi hanno detto che avete fatto questo giro all'interno di questo borgo che è oggettivamente paradigmatico, di un pezzo di una Torino che è particolare, diversa dalle altre, ed essendo un luogo diverso, un luogo da rispettare, un luogo da vivere anche nella dimensione che avete vissuto voi oggi. Per darvi un'idea, il Centro Servizi per il Volontariato Volto, cioè Volontariato Torino, ha il compito per legge dello Stato nazionale di dare servizi ad associazioni di volontariato. Voi contate che le associazioni di volontariato alle quali noi diamo servizi sono oltre 1400 su tutta la provincia di Torino. Se voi fate il calcolo che ognuna di queste associazioni in media ha dei 5, 10, 15 volontari, vi renderete conto di quanto i cittadini della provincia di Torino hanno voglia e desiderio di essere utili agli altri. Perché è interessante parlare di accessibilità? Perché in un momento come questo, che i luoghi siano accessibili a chi fa fatica a muoversi, a chi ha una disabilità, non è più soltanto una questione di opportunità, ma è proprio una questione di libertà di movimento, una questione di dignità delle persone. Fortunatamente la nostra città negli ultimi 20 anni è riuscita a crescere da questo punto di vista, c'è stata un'attenzione molto importante, ma molto resta ancora da fare, evidentemente, perché come dico sempre una città completamente accessibile, è vero che è accessibile per chi fa fatica a camminare, magari chi è in carrozzina, chi ha deve utilizzare delle protesi per muoversi, ma è anche molto più comoda per una mamma con una carrozzina, è molto più comoda per le persone anziane, e nello stesso tempo perché le persone con disabilità o le persone che hanno fatica nel muoversi invece vogliono sempre di più, grazie al progresso e all'evoluzione che ormai c'è dal punto di vista anche medico, vogliono a tutti i costi poter vivere la loro dimensione di cittadini come tutti gli altri. Per cui da questo punto di vista il Centro Servizi sostiene spesso sia le attività che vengono sviluppate con Passepartout, questo servizio della città di Torino, ma sostiene tutte le associazioni che si prendono la responsabilità di fare dei servizi, di realizzare dei servizi, ma ancora di più, che è una delle cose secondo me più interessanti, di denunciare, sottolineare le cose che non vanno perché possano essere modificate. È evidente che su questo le amministrazioni pubbliche hanno una responsabilità, hanno la responsabilità di chiedere ai commercianti di rendere i loro ristoranti, le loro attività completamente accessibili, e per fare questo bisogna entrare poi nelle attività un po' più scontate, che sembrano scontate ma molto più concrete. Ci sono dei negozi in cui ancora oggi non si può accedere perché c'è un gradino e quel gradino è lì da 40 anni, da 50 anni, allora bisogna mettere una pedana. Ma il problema è che se metti la pedana quelle occupazioni sono pubblico e un commerciante dice io per poter far entrare una persona non è che devo pagare il suolo pubblico per poterla far salire, allora devi dotarti di un campanello che devi suonare, il campanello deve essere a una certa altezza. Tutto questo per dirvi che quando poi si affronta questo problema c'è un problema di regolamento che deve essere il più possibile attualizzato. E questo è uno degli aspetti sui quali momenti come questo di dibattito servono, il confronto servono per dare idee e dare suggerimenti all'amministrazione. Vi do un'informazione così, l'altra volta in un altro quartiere di questa città ho incontrato un commerciante che aveva tutto il desiderio di rendere il suo negozio di ottica completamente accessibile. Cosa strana è che il regolamento della città di Torino è diverso dal regolamento della città di Milano e quindi la possibilità di accesso e quindi di mettere una rampa molto dolce a Milano si poteva fare, a Torino no, perché c'è un problema di inclinazione della rampa. Ma poi quando fai una rampa devi dire come deve essere fatto questo sussidio per poter accedere, deve essere fatto in un modo che sia accessibile a tutti. Perché se io faccio una rampa che entra di taglio, un non vedente ci si inciampa dentro, ma anche il non vedente a quel punto però ha il diritto di poter camminare su un marciapiede. Questo era per farvi un esempio pratico, e quando uno vuole fare qualcosa di utile del bene di fatto deve farlo nella misura in cui tenga conto di tutte le circostanze. Torino è una città che è oggettivamente avanti, questo per sensibilità prima della politica e poi dei dirigenti e dei collaboratori funzionari del comune che su questo hanno sempre lavorato in maniera molto attenta. Chiaro è che associazioni come Volontite hanno la responsabilità e il compito di fare sempre di più. Questa mattina
sono stato, e vado verso la mia conclusione, sono stato a un convegno molto interessante perché tutti combattono giustamente per l'abbattimento delle barriere architettoniche, le barriere fisiche, quelle che devi buttare giù perché sennò un luogo non accessibile. Ma c'è tutto un altro tema legato alla fruizione della cultura perché sia accessibile. Nessuno pensa mai ai sottotitoli dei film. Nessuno pensa mai che ci sono le persone non vedenti che hanno piacere invece di sentire raccontato quello che accade nel film. E questa è un'altra tipologia di accessibilità. E mi pare che tutte le energie che stiamo mettendo in campo come amministrazione, come mondo del volontariato, come mondo del sociale, vadano in una direzione che è sempre più attenta ai bisogni dei cittadini e ai bisogni di chi vive una disabilità. La cosa che però è fondamentale è sostenere associazioni come queste, che ogni tanto si scoraggiano anche, perché tu raccogli le firme, fai la battaglia, chiedi la modifica del regolamento e poi ti dicono sì, ma è un problema di fondi. La cosa che non dobbiamo mai smettere di fare, lo dico a tutti quelli che incontro, a tutti i cittadini, è quello di continuare a segnalare quello che non va. Perché quello che regolarmente poi viene preso in carico dalla circoscrizione, dai consigli di circoscrizione, a chi vive il proprio quartiere con affetto ed dedizione, prova a modificare le cose. Per cui il tema di oggi del caffè sospeso, io mi auguro che oltre a iniziative più simili a quelle del caffè sospeso, che come sapete è un modo a Napoli che hanno, no? Uno prende un caffè e poi ne lascia uno sospeso che potrà essere consumato da una persona che va lì e non lo può pagare. Il caffè sospeso è un po' l'immagine, se ci pensate, di quello che accade quando qualcuno vuole andare in un posto e non può andare e voleva andare in quel posto a comprare una cosa o a mangiare qualcosa e questo suo desiderio rimane sospeso perché non può accedere. Ecco, io mi auguro che da questo punto di vista la sentinella che il volontariato rappresenta in questa nostra società insieme a tanti altri attori, vuol dire anche il fatto che voi abbiate questo luogo da poter vivere, abitare, nel quale ritrovarvi è comunque eccezionale. Il ruolo che le parrocchie hanno, gli oratori ancora hanno, la nostra città è fondamentale. Io peraltro arrivo da una storia come questa, però io mi auguro che nessuno di voi, e concludo, possa mai da questo punto di vista dire ma tanto non cambieranno le cose, perché vi assicuro che in questi 8 anni di esperienza fatta al centro servizio e poi al consiglio comunale ho visto tante cose, anche piccole, modificarsi. A suon di piccole modifiche, alla fine della fiera ci sono dei luoghi, degli spazi della nostra città che pensavamo essere inarrivabili perché aveva qualche problema di attuazione, invece oggi sono assolutamente accessibili. Per cui grazie all'associazione che ha pensato di fermarsi su questo tema, grazie a chi invece con il Museo Diffuso continua a farci guardare questo quartiere non solo con altri occhi, perché spesso uno vive la sua dimensione di quartiere pensando che sia quello, c'è sempre vissuto, sa che è fatto così, e riscoprire la storia e la tradizione di quello che abbiamo vissuto nei nostri quartieri è fondamentale, soprattutto è fondamentale per chi arriva adesso, per chi è più giovane, per chi inizia oggi a vivere la nostra Torino magari con delle responsabilità perché è diventato adulto, raccontargli che cos'era quel quartiere, come mai era fatto così e quali sono le storie che hanno attraversato quei muri, quelle finestre, secondo me è qualcosa di veramente interessante. Per cui io non continuo su questo argomento, ci sarebbero migliaia di cose da dire, migliaia. È evidente che però un mix, un insieme di intenti, le istituzioni, il mondo dell'associazionismo, il mondo della realtà ecclesiale e il volontariato possono far fare dei salti di qualità alla qualità della vita di tutti. Grazie.